Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Non c'è Beppe Marconi questa sera, ma siamo venuti a trovare Massimo Bertozzi, titolare della palestra che si trova a Maestà di Giannino, perché mi sono tornate in mente le tue parole che ci avevi fatto in tempi non sospetti, credo fosse settembre-ottobre, quando tu ci avevi parlato in sostanza di una specie di baby gang che aggrediva dei ragazzi, anche dei minorenni, in città. Siccome nelle ultime settimane anche sui social network ci sono state delle mamme che hanno raccontato che magari il proprio figlio oppure un conoscente è stato aggredito in gruppo senza motivo, in modo gratuito, da questi gruppetti di ragazzi, forse stranieri, e quindi insomma è uno spaccato molto preoccupante. Ecco, tu avevi avuto dei ragazzi che frequentavano la tua palestra? Dei ragazzi che frequentavano la palestra e che purtroppo avevano avuto questi fatti. E certamente sono venuti a parlarne con me chiedendomi un loro aiuto, però io anche penso che non avrei nessun problema a presentarmi con loro, però il problema è un altro, che loro ritrovandosi solo si possono ritrovare ancora in altre discussioni e magari schiaffi, botte, che poi mi dispiacerebbe moltissimo che accadessero queste cose. Sicché io sono stato molto limitato nel dirgli di cosa fare, però certamente di parlarne con i genitori perché è la cosa migliore da fare. Certo, mi è dispiaciuto sempre non essere con loro, perché questi fatti francamente mi portano un po' di nervosismo addosso, cosa che oggi non dovrebbero accadere per nessunissima ragione. Solo che, non so, dovrebbero essere preso dei provvedimenti perché queste cose non accadessero e perché non accadesse ancora più il peggio, perché potrebbe anche succedere. Ecco, che cosa ti hanno raccontato questi ragazzi? Questi ragazzi mi hanno raccontato che erano stati aggrediti da queste persone, presi a schiaffi, a botte, e qualcuno addirittura ha avuto anche dei segni molto gravi nel volto, e certamente sono cose che ci rimangono un po' male, perché quando sono in 5-6 e aggrediscono un ragazzino è facile arrivare a queste conclusioni, ma Peraltro senza motivazioni particolari. sì, solo per fare questa differenza di rapporti che non dovrebbero esistere, cosa che non sono mai esistite ai tempi miei, ma oggi vedo che queste cose accadono sempre più, sia nei ragazzi che nelle ragazze. Poi quando si ravvedono le cose più pesanti, allora tutti sono capaci a parlarne. È meglio prevedere che anziché cadere quando poi le cose sono successe. Secondo quello che ti hanno raccontato, era un gruppo di questa baby gang, era un gruppo formato da, diciamo, ragazzi stranieri. Sì, ragazzi stranieri che aggredivano un po' questi ragazzetti la sera e certamente trovandosi soli hanno dovuto prendere schiaffi, botte e poi venendo qui in palestra a ridirmi queste cose, ma io mi dispiace non aver potuto far nulla perché ho anche paura che poi ricadessero in delle cose ancora più gravi di quelle che sono successe. Magari vengono anche in palestra per imparare a difendersi. Sì, c'è anche questo fatto qua di venire qua e imparare un pochettino a muoversi, però ecco, torno sempre a ripetere, non è che si possa raggiungere il risultato, e certo gli dà un pochettino più di tranquillità, ma questi fatti quando accadono non si può pensare che non possa succedere sempre qualcosa di più peggiore, oltre che uno schiaffo. Senti, Arezzo, sul fronte della sicurezza, questo è uno spaccato ovviamente Certo, preoccupante. Tra l'altro certo. sappiamo che sono stati anche, credo, denunciati alcuni di questi episodi, però la risposta è sempre difficile, no? Da arrivare, la risposta di chi dovrebbe intervenire. La risposta, secondo me, sarebbe quella di arrivare un pochettino a mettere delle persone che la sera passeggiano per Arezzo. E magari se ravvedono un po' qualche cosa di
di particolare e chiamare le forze dell'ordine, insomma, sarebbe la cosa migliore. Delle gondari. Esatto, delle ronde che facessero un pochettino un lavoro in più, perché se effettivamente queste cose succedono ripetutamente bisognerebbe anche prendere dei provvedimenti. Mi auguro che qualcuno alla fine le possa prendere. Bene Massimo, grazie di averci raccontato questo spaccato che riguarda alcuni ragazzi aghetini. Speriamo che questi episodi ovviamente finiscano, o che comunque chi questo gruppetto, non so se uno o più gruppetti comunque di, come oggi si chiamano, baby gang, insomma, abbia la vita più dura e magari, ecco, finisca qui questa opera non molto incoraggiante. Io mi auguro che questa situazione venga un pochettino messa agli atti da parte di responsabili e prendano provvedimenti. Non è che si deve arrivare ad avere una rivoluzione, però insomma che metta un pochettino i ragazzi più in tranquillità e le famiglie stesse vivano un pochettino più di tranquillità. Grazie Massimo, grazie a ci voi. Vediamo domani. Grazie.